uno degli 11 elementi portanti della grande riforma che noi abbiamo anche annunziato a dicembre, che vede, come dire, il Comune nella piena titolarità della sua azione, vede la vicinanza agli ultimi, vede un contrasto efficace a tutto quello che questo mondo ha potuto determinare in termini di inequità, sperperi e soprusi a danno dei cittadini. Una fondamentale tappa di civiltà. Decenni di attesa per vedere assicurato un servizio di enorme interesse pubblico e di importanza sociale strategica che contribuirà anche a combattere il difficile stato delle infrastrutture cimiteriali. È arrivato il primo dei 3 forni crematori previsti nella struttura del Fondo Zevola in via Santa Maria del Pianto. Con una gru speciale è stato calato e posizionato all'interno dell'edificio in via di completamento. Si chiama Zeus ed è realizzato secondo le tecnologie di criteri più moderni. Ha una potenzialità che supera i 2.000 interventi l'anno e risponde alle normative ambientali più restrittive. La gestione dei servizi di cremazione sarà affidata in seguito alla gara che ha scadenza il prossimo 30 maggio. Ed oltre agli impianti sono in allestimento anche altri servizi di grande valore etico, come la costruzione in ogni municipalità di sale del commiato laiche, ma pronte anche ad ospitare cerimonie da parte di tutte le religioni. Gli aggiudicatari di questa gara, che ripeto realizzeranno anche alcuni manufatti, dovranno anche gestire e potenziare il forno, perché nel futuro immediato attendiamo 3 linee di cremazione per soddisfare tutta la domanda della nostra città. Il 55% degli cittadini napoletani chiede, i familiari, i congiunti richiedono questo servizio, ma anche il comprensorio napoletano è un comprensorio di 3 milioni di persone. È un grandissimo risultato di civiltà che questa amministrazione ha fortemente voluto, con grandissime difficoltà di vario tipo, economiche, amministrative, burocratiche, giuridiche, ma stiamo qui. Un ulteriore tassello nella riqualificazione complessiva dei cimiteri della nostra città. Siamo veramente soddisfatti, perché una grande città con una grandissima civiltà e con grande sensibilità e culto dei morti come Napoli non poteva non avere questo risultato, che è un segno appunto di attenzione alla città, attenzione ai nostri cari, attenzione alle famiglie, insomma una città che vuole dare la cifra del benessere anche curando sempre di più i luoghi che sono luoghi di sofferenza, ma anche i luoghi dell'animo.